Buongiornissimo, caffè macchiato al latte di soia, amiche. Bentornate o benvenute sul mio canale. Bene, Ame, trattamento in viso, trattamento sul capello ed è arrivato quel momento del mese e non sto parlando del ciclo, Ame. Ebbene sì, Ame, è arrivato il nostro consueto appuntamento con il detto legge, come avete letto dal titolo. E non lo so, mi è piaciuto il vibe dell'ultimo che ho fatto con la maschera e il turbante che fa proprio chiacchiera fra amiche dove ci si confronta col prodotto preferito del mese. Ho detto, replichiamolo con una maschera diversa. Io direi di incominciare. Ci sono pochi prodotti, ma buoni. Ovviamente sono i prodotti che ho più utilizzato in questo mese, quindi non possono essere una marea quelli che mi hanno rapito il cuore. E altrettanti non potranno essere una marea quelli che non mi hanno rapito il cuore. Quindi direi di incominciare esattamente con la maschera che sto indossando in questo momento, che è la Kiehl's Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Mi è piaciuta perché ame? Mi è piaciuta perché ho notato proprio che è molto purificante come maschera, ma non va a seccare eccessivamente la pelle. Infatti questa credo che la consiglio, credo, mi sento di consigliarla anche che la pelle è un pochino più secca, perché non va a seccare eccessivamente il viso, ma allo stesso tempo lo pulisce e lo ricompatta. Mi è piaciuta molto perché è sia una maschera purificante, non è aggressiva tanto quanto magari delle maschere con l'argilla, etc. Mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Un'altra cosa che mi è piaciuta è anche l'inci perché ha proprio, proprio un bell'inci. In ogni caso, ragazzi, andate in negozio, è scritto qua dietro. Io, raga, ve la consiglio veramente se state cercando una bella maschera purificante che ricompatta la texture della pelle e che non vada ad aggredire troppo, non la vada troppo a seccare. Questa assolutamente è la maschera che vi consiglio e ho proprio notato la differenza, vedo proprio la pelle più luminosa, più pulita, più compatta, quindi assolutamente mi è stra piaciuta. Questo è tipo 2 mesi, 2 mesi e mezzo che la sto utilizzando e molto 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 valida, quindi assolutamente raga, questo è un prodotto super consigliato. Passiamo a ben due fondotinta che questo mese mi hanno rapito il cuore e incominciamo con il NABLA Close Up Futuristic Foundation. Questo fondotinta è perfetto per l'estate ed è perfetto per la pelle grassa, raga, perché è uno di quei fondotinta che applicate non appesantisce il viso, non dà spessore al viso perché è molto molto sottile. La coprenza è modulabile, si può anche avere una coprenza totale, ovviamente va stratificato. Io ad esempio questo lo utilizzo di giorno quando non voglio una base pesante, voglio qualcosa di fresco che mi rende la pelle più compatta. Vado con questo perché è molto sottile e si autosetta da solo, quindi una volta che si applica il fondotinta si asciuga e quasi non si sente, non sento la necessità quasi di applicare la cipria. Io in effetti poi quando vado ad applicare questo fondo di cipria ne applico veramente veramente poca e mi piace, raga, se avete la pelle grassa e non avete particolari problemi di impurità, di acne, cose pazze, assolutamente, raga, ve lo consiglio, dura tutto il giorno, è sottile sulla pelle, non si sente. Se avete anche la pelle grassa, questo fondotinta si asciuga, si può anche non settare o magari vi settate solo la zona T, che di solito, anche se si ha la pelle grassa, è quella comunque che fa uscire più olio in assoluto. Quindi assolutamente, raga, pelle secca, potete secondo me tranquillamente utilizzarlo senza, con un buon primer idratante sotto e senza settare la base, quindi senza cipria. È un fondotinta molto molto valido e io mi sento veramente veramente di consigliarvelo, raga, ottimo prodotto per l'estate. Passiamo ora a una situazione un po' più importante, un pochino più presente, e vi sto parlando del Vanish Seamless Liquid Foundation di Hourglass. Questo fondotinta, raga, è pazzesco, è l'unico fondotinta full cover. Raga, io questo applico 3-4 pump, mi basta per viso e collo, avete una coprenza totale, e se vi dico totale, raga, questa ha la stessa coprenza del fondotinta se l'avete utilizzato di Huda Beauty, ha la stessa coprenza del fondotinta di Marc Jacobs, il Remarkable, ha la stessa coprenza di un Vichy Dermablend. Questa roba, raga, è heavy, è pesante, raga, ma allo stesso tempo ha una texture mediamente sottile, non dà fastidio sul viso, dura tutto il giorno. Se avete la pelle grassa è super consigliato, se avete impurità importanti, imperfezioni, acne sul viso importanti, questo assolutamente fa il caso vostro. E una cosa che mi è piaciuta molto di questo fondotinta è che pur avendolo utilizzato sotto 30 gradi, 35 gradi e essendo così importante come fondotinta, di solito a me fondotinta di questa importanza e di giorno soprattutto
È come se andassero a cucinare la mia pelle e mi creano tante bollicine piccole bianche, come se avessi tipo surriscaldato la pelle, non so come spiegarmi. Ecco, con questo, raga, non mi è mai capitato in tutte le volte che l'ho utilizzato di giorno, e per me questa è una cosa molto importante, perché ogni volta che vado ad utilizzare un fondotinta pesante di giorno, raga, puntualmente in questa zona mi vengono 3-4 di quei puntini bianchi fastidiosi che poi schiacci, la pelle ti diventa super rossa e ti rimane il bubbone. Ad esempio, il fondotinta di Kat Von D Lockit io non lo posso utilizzare assolutamente in estate, perché me ne fa uscire una marea di quei puntini bianchi di pus, non so cosa siano, raga, e quello l'ho dovuto assolutamente accantonare, perché in estate proprio la mia pelle si cuoce come se fosse veramente un pollo fritto, raga. I have no idea, ma quel fondotinta l'ho dovuto lasciar perdere in estate, perché assolutamente mi va a far uscire troppe di queste puntine. E nulla, raga, un fondotinta veramente veramente valido, che mi sento di consigliare a tutte le mie amiche a casa che hanno una pelle grassa, che hanno una pelle con particolari imperfezioni importanti, e che non vogliono la sera struccarsi dopo una giornata in giro al caldo con un fondotinta di questo tipo, non vogliono struccarsi e ritrovarsi tanti puntini bianchi dovuti al surriscaldamento di pelle fondotinta. Con questo, raga, non succedono, quindi assolutamente super super consigliato. Passiamo ora a un prodotto make up, e voglio assolutamente parlarvi in questo detto legge dell'illuminante di Becca nella colorazione Sea Pop. Raga, questo illuminante l'ho comprato 1.5 mesi fa, ero con Federica quando l'ho comprato, e l'ho utilizzato since then. Raga, è un illuminante pazzesco, è super sottile, è luce pura, dura tutto il giorno. C'è qualche glitterino, raga, sì, ma è uno di quegli illuminanti che io riesco addirittura ad utilizzare di giorno, raga, perché è talmente sottile che non va a dare il crostazzo di illuminante, è super sfumabile, da non c'è tipo una sorta di blocco fra l'illuminante e il blush. Se è sfumato bene, raga, è proprio un illuminante che dà continuità al viso, una bella tridimensionalità. Assolutamente, raga, è un illuminante fenomenale, è luce pura, raga, non so se si riesce a cogliere dalla videocamera, ma è luce pura, e è la giusta combinazione fra pigmento, raga, e glitterini, perché ce ne sono un pochino. Io ho notato che quando ci sono i glitterini l'effetto dell'illuminante sembra un pochino più bagnato, mentre non ci sono è un effetto un po' più polveroso, scusate, e un pochino più metallico. Questo è il giusto mix, raga, assolutamente mi strapiace, me la sento di consigliarlo a tutti se amate un illuminante veramente in your face, che non sia troppo spesso a livello di texture, ma che allo stesso tempo sia, raga, accecante. Assolutamente è super super valido, dura tutto il giorno, è accecante, ha una sfumabilità, raga, pazzesca, e non è una dote da sottovalutare in un illuminante, perché se non si riesce a sfumare bene un illuminante vi esce proprio il macchione tra blush e illuminante, che we don't like, of course. E assolutamente, raga, mi sento di consigliarlo, specialmente in estate questo, raga. Passiamo sempre al make-up, e assolutamente questo mese voglio segnalarvi questa neon palette di Huda Beauty, la, di preciso, la orange, credo proprio sia la orange questa, assolutamente, raga, palette validissima, gli opachi sono belli pigmentati, si sfumano benissimo, durano tutto il giorno, non fanno fallout, mentre gli shimmer, raga, sono lucentissimi, sono belli lucidi, si applicano benissimo, io ho notato si applicano molto bene sia con dito che con pennello. E anche questi non perdono la luminosità durante la giornata, sono un mix fra metal e glitter gli illuminanti shimmer di questa palette, ce ne sono 1 e 2 e 3, non so veramente, questa palette, raga, non ha un difetto, urla estate, è super estiva, vi fa il look in 3 minuti, io ogni volta che non sapevo cosa fare prendevo questa palette, raga, e è fatta. In ogni caso, comunque, se non l'avete visto nel video precedente, la utilizzo proprio per fare un Get Ready With Us, quindi la vedrete se non avete visto quel video e siete curiosi di sapere come performa questa palette, andate a vedere il mio video precedente, perché la utilizzo in quel video. Assolutamente, raga, una palette validissima, e costa solo 30€, 29€, raga, è pazzesca, raga, una palette di ottima ottima qualità.
Un altro prodotto make-up che assolutamente voglio segnalarvi in questo detto legge è il Duo Blush Fruit Cocktail Blush Duos di Too Faced nella colorazione Cherry Bomb. Oh mio Dio, raga, questo blush è pazzesco! La polvere di questo blush è fenomenale, raga. Si sfumano in 2 secondi, ne basta pochissimo perché è super pigmentato. È stratificabile allo stesso tempo. Mixati insieme danno un bellissimo effetto di blush mixato a un illuminante. Molto molto bello se non volete una presenza importante di un illuminante. Se volete comunque una certa luminosità ma non blinding, mischiateli insieme perché sono pazzeschi. Assolutamente raga, questo colore specialmente lo consiglio a chi ha la pelle media scura. Per chi è chiara forse è un pochino scuro come blush, ma assolutamente un prodotto validissimo raga. Questo specialmente adesso che vi abbronzerete, se vi abbronzerete, sarà il vostro perfetto alleato. Io sicuramente questo sarà uno di quei blush che porto assolutamente in vacanza con me. È un bellissimo colore, è un pesca molto molto intenso, si sfuma raga veramente in 3 secondi, dura tutto il giorno e oltretutto è profumato, raga. Io non ho trovato difetti in questo prodotto, assolutamente. Specialmente per quanto... Ah, ovviamente, raga, se non vi piacciono i blush perlati, luminosi, assolutamente questo non fa il caso vostro. A me personalmente, raga, adoro specialmente i prodotti in duo così, perché io di giorno non tendo ad utilizzare l'illuminante. A me personalmente questi prodotti in duo così piacciono molto perché io non tendo ad utilizzare l'illuminante di giorno. Non mi piace perché molti illuminanti la sera sono pazzeschi, con le luci artificiali sono fenomenali, ma con la luce naturale del giorno tendono a fare proprio una macchia, una crosta che a me non piace. E siccome io in ogni caso voglio un po' di glow sul mio viso, questi prodotti per me sono perfetti, proprio perché con questo avete un illuminante discreto che non va a appesantire, non va a creare un crostone, e allo stesso tempo avete il blush. Io li mischio insieme, li picchietto sul viso, li sfumo per bene, via, il gioco è fatto raga. Assolutamente raga, un blush super consigliato se state cercando un bel blush luminoso che duri tutto il giorno, che sia facile da sfumare, che sia modulabile, che sia perfetto per l'estate. Assolutamente questo colore io ve lo super 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 consiglio, e appena riuscirò andrò a prendere sicuramente altri 2 o 3 colori, perché la qualità di questo prodotto è ottima raga. Assolutamente questa è la colorazione Cherry Bomb, consigliatissimo a me. Torniamo alla skincare, a me assolutamente voglio segnalarvi il balsamo labbra di Fenty Beauty. Questo balsamo labbra è pazzesco perché è sottile ma allo stesso tempo è super nutriente. Io questo lo applico prima di andare a dormire, il giorno dopo mi sveglio con ancora le labbra come se avessi appena applicato il balsamo labbra. La cosa che mi piace un sacco di questo prodotto è che è fatto come se fosse tipo un gloss, quindi ve lo potete portare in giro in estate raga questo prodotto. Non, cioè non ve lo devo neanche dire io, è perfetto perché allo stesso tempo vi dona un effetto glossy, discreto, ma se volete un no makeup makeup, magari la vostra BB cream, il vostro velo di mascara, le vostre sopracciglia un attimino colorate e definite, vi mettete questo raga, you're good to go, e avete allo stesso tempo un trattamento con un effetto comunque glossy sulle labbra, e a me piace un sacco raga, perché questo on the go è perfetto, veramente in 3 secondi andatelo, applicate, non avete magari il vasetto scomodo in giro super antigenico da prendere, applicare. Quindi assolutamente raga, se avete problemi di labbra screpolate ed estremamente secche come le mie, io questo ve lo consiglio perché è molto molto nutriente, ma allo stesso tempo non dà fastidio perché ha una texture leggera sulle labbra e avrete anche un effetto diciamo make up, perché sembra quasi un gloss. Passiamo ora a un altro prodotto make-up più nella categoria accessori, assolutamente essenziale e vitale per me. E vi sto parlando del kit di Lily Lashes Drama Queen Lash Kit. Questo raga è un kit che ho comprato 1 mese e mezzo fa, se non 2 mesi fa. E since then non ho utilizzato altre ciglia finte al di fuori di queste, specialmente le Carmel e le So Extra Mykonos. Raga, le ciglia finte di Lily Lashes, per quanto mi riguarda, sono quelle con la qualità migliore che io personalmente abbia mai provato. Sono costose, raga, ma valgono ogni singolo centesimo. Io queste ciglia le ho da 1 mese e mezzo, le uso da 1 mese e mezzo, le utilizzate tutte, raga, tranne queste perché sono giganterrime e devo ancora capire come arrangiarmele. Ma tutte queste le ho utilizzate per tutto 1 mese e mezzo, raga, e come potete vedere sono ancora in ottime condizioni,
ottimi, specialmente raga le caramel sono quelle che ho più sfruttato e come potete vedere raga sono in condizioni ottime, quindi assolutamente raga, sono costose ma io vi giuro se state cercando delle ciglia finte semplici da applicare, comode perché anche la benda di queste ciglia è quasi un cuscinetto, non si sente sull'occhio, non ha una benda rigida, sono semplici da applicare, in 2 secondi le attacchi e le stacchi. C'è bisogno di pochissimo mascara perché fanno già il loro dovere da sole. Voi utilizzate il mascara solo per annerire le vostre ciglia e siete a posto. Queste ciglia hanno qualità eccezionale, raga. Io, se volete investire in ciglia finte veramente, veramente valide, per me questo è il top brand per quanto riguarda le ciglia finte. Assolutamente Lily Lashes. Ma in ogni caso non questo kit, io vi dico questo kit perché è l'ultimo prodotto di Lily Lashes che ho acquistato e ve lo faccio vedere, ve lo metto nei preferiti. In ogni caso raga non c'è solo questo, ci sono anche le ciglia singole, ad esempio io ho preso da Sephora le Miami, che non sono qua, non so dove siano finite, probabilmente le ho mischiate ad altre ciglia, però in ogni caso come potete vedere c'è anche il pack singolo e assolutamente raga consigliatissime, sono pazzesche, adoro. Anzi raga, mi fate sapere una volta per tutte se volete un video sulle ciglia finte. Se volete un video sulle ciglia finte me lo fate sapere qua sotto nei commenti, perché sono stratentata di farlo, perché è come se fosse nel make-up in Italia le ciglia finte sono un tabù raga. Sembra che siano quella cosa spaventosa che non va applicata, se no oh mio Dio. In realtà raga, se le sapete applicare bene sono ancora più belle delle extension alle ciglia e in più non vi fanno quel brutto effetto sradicato tipo 4 peli a metà del mese, perché ovviamente le extension alle ciglia si staccano e si perdono, invece queste attacchi e stacchi tutti i giorni e io raga letteralmente metto meno ad applicarmi le ciglia finte che il mascara, per dirvi, ed è molto più semplice da struccare un occhio con le ciglia finte, perché ovviamente la quantità di mascara che andrete ad utilizzare sarà molto inferiore rispetto a una quantità di mascara che utilizzate per applicare, per avere un effetto super volume. Quindi assolutamente raga, se siete veramente interessate a un video sull'applicazione delle ciglia finte, fatemelo sapere che lo posso realizzare magari anche in questi giorni e vi faccio veramente vedere come io applico le ciglia finte raga. Vi assicuro che le ciglia finte sono la mia cosa. Se io vi dovessi dire 2 prodotti alla quali io assolutamente non posso rinunciare nel make-up, sono fondotinta e ciglia finte, raga. Quindi per dirvi l'amore che io ho per le ciglia finte, secondo me sono state proprio un'invenzione geniale. Io voglio capire, voglio sapere assolutamente chi è stato l'inventore delle ciglia finte, perché gli vorrei andare a stringere la mano e inchinarmi, non lo so. Io amo le ciglia finte, raga. Quindi fatemi sapere se volete un video qua sotto. Vaneggi a parte ame, passiamo a un altro prodotto make up e assolutamente vi voglio segnalare questo liquid lipstick, questo Velour liquid lipstick di Jeffree Star nella colorazione Fully Nude. Questo raga sarà il mio nude dell'estate, perché è nude, è un nude medio chiaro ma ha quel, un bel nude medio come potete vedere, adesso ve lo swatcho anche, ma è pazzesco perché ha questa punta di corallo che vi dà quel pop di freschezza che in estate ci sta sempre. È un nude rosato con una punta di marrone e una punta di corallo, raga. È un nude rosato con una punta di corallo e una puntina, secondo me, di marrone. Assolutamente, raga, per l'estate mi sta piacendo tantissimo, da applicare da solo, da applicare con gloss e poi vabbè. Raga, le Velour Liquid Lipstick di Jeffree Star, si sa, sono validissime. Io le consiglio veramente a tutti perché è la perfetta via di mezzo fra un rossetto liquido secco e un rossetto liquido idratante. È proprio l'incontro perfetto fra le due formule. Quindi assolutamente, raga, secondo me è quello che accontenta più tipi di... è quello che accontenta più esigenze possibili. Quindi assolutamente raga, il prodotto in sé, la formula in sé, io la consiglio ad occhi chiusi a tutti. Il colore, se vi piace raga, come potete vedere adesso si è asciugato un pochino, tende a scurirsi, ma una volta sulle labbra raga, questo colore è bellissimo. L'ho utilizzato anche in un video, se non mi sbaglio. Sì, l'ho utilizzato nel video dove utilizzo la palette di Carmi MUA in collaborazione con Makeup Revolution. È bellissimo perché è un nude, ma avete quel pop, quella punta che si fa notare di corallo, che rende il tutto più leggero, più
meno appesantito, perfetto per l'estate. Quindi assolutamente, raga, questo è un rossetto e vi giuro, raga, che quando l'ho comprato ero convinta al 100% che l'avrei utilizzato solo per un video e poi mai più nella mia vita. E invece mi sono ritrovata a utilizzarlo tutto il mese, raga, da quando l'ho comprato. Assolutamente, io questo colore lo consiglio veramente a tutti. Io mi sento di consigliarlo anche alle pelli scure, a chi è nera, perché questo è ottimo se volete un pop color estivo e se siete audaci, perché questo sulla pelle scura, raga, sarà neon sicuramente, perché ovviamente la punta corallo si noterà molto di più su una pelle scura rispetto che a una pelle chiara. E io avendo la pelle media, raga, a me è proprio una perfetta via di mezzo, quindi assolutamente, raga, è un bellissimo colore e mi sento di consigliarlo veramente a tutti se state cercando un bel nude estivo. Top. A me, ultimo prodotto top e poi si passa ai flop, assolutamente mi sento di segnalarvi il NYX Oil Prodigious Floreale di NYX, appunto. Questo prodotto lo trovate da Sephora, se ve lo state chiedendo. È un olio secco per il corpo, capelli, viso. Io l'ho utilizzato solo per il corpo, ma raga, come potete vedere, è finito. Quindi più top di così. L'abbiamo utilizzato sia io che mia mamma, ci siamo tutte e due innamorate. È un prodotto perfetto se avete la pelle secca, ma non vi piace la pesantezza di un prodotto estremamente cremoso, estremamente oleoso, perché appunto essendo un olio secco, questo dopo tipo 5 minuti si assorbe e vi lascia proprio questo effetto di pelle morbida, idratata e rimpolpata. E a livello di ingredienti, raga, è pazzesco, è un prodotto naturale. C'è sia la versione opaca, sia la versione classica, sia la versione glitterata. Io di là ho anche la versione glitterata, raga, assolutamente non vedo l'ora di utilizzarla quest'estate. Oltretutto ha lo spray, quindi andate, spruzzate e stendete. Io ad esempio me lo spruzzo su tutto il corpo e poi lo stendo mano a mano con le mie dita. Ed è un prodotto pazzesco se siete pigre come me e odiate applicare dopo la doccia una crema corpo perché proprio non avete voglia. Ecco, io sono una di quelle persone e questi prodotti a me mi salvano la vita. Ha una profumazione estremamente floreale. Se non vi piacciono le profumazioni floreali, state alla larga da questo prodotto. A me personalmente mi piace, anche perché una volta poi indossato rimane una profumazione delicata. In ogni caso, ragazzi, avete la pelle secca e non vi piace l'effetto unto, troppo oleoso, e se siete pigre come me per l'applicazione di prodotti corpo, idratanti corpo, assolutamente, raga, questo prodotto è 110 e lode. E ora passiamo ufficialmente ai floppame. E direi di aprire le danze con un prodotto super hype che a me personalmente non è piaciuto. E vi sto parlando della Neon Green di Huda Beauty. Questa palette, raga, non mi è piaciuta, specialmente gli opachi. Non è una palette sufficiente per avere un look completo. Gli opachi, raga, non sono pigmentati, li dovete stratificare all'infinito per avere questa saturazione di colore. Gli shimmer, raga, sì, sono buoni, per carità, niente di che. Però assolutamente io non mi sento di consigliarvela se state cercando una palette on the go, se state cercando una palette per principianti, se state cercando una palette completa. Ve la consiglio se siete pro e se non ve ne frega niente delle colorazioni opache, perché queste colorazioni opache, raga, sono un flop totale. Non sono pigmentate, ci vogliono 30 anni per sfumarle, vanno stratificate all'infinito. Se la state cercando solo perché vi interessano i colori shimmer, vi dico ma sì, dai, perché no. Però per me, raga, no, non ci siamo, io non mi sento di consigliarvela, raga. Un altro prodotto appena uscito nel commercio che non mi sento di consigliarvi è l'Eye Primer di Anastasia Beverly Hills. Questo prodotto, raga, non mi è piaciuto, specialmente a livello di packaging, perché continua, raga, io non so se voi riuscite a vedere, ma continua a colare. Cioè, raga, vedete, io non lo sto schiacciando, sta facendo tutto da solo. Cioè, vi rendete conto? Non lo sto letteralmente toccando, raga. Cioè, ve lo posso giurare. Cola, 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 cola. E guardate com'è ridotto il tappo. Guardate. Assolutamente, raga, è un no. No, no, no. E a livello formulistico, raga, non è male, per carità. Se lo volete provare, prendetevi la mini size. Però ecco, io non mi sento di consigliarvelo proprio perché questo qua grande, a me personalmente, e ho notato che anche ad altre persone, sbrodolo ovunque. Quindi non è per niente pratico in generale.
E la formula per me, raga, non è una formula che mi ha rapito il cuore, anche perché una volta che si asciuga, questo si secca. E io preferisco un prodotto un pochino più appiccicaticcio, perché poi quando vado a picchiettare i miei ombretti, la saturazione è molto più alta, così. Quindi, raga, l'ho utilizzato 2 o 3 volte. Non è la formula di questo prodotto, non è niente di che. In più, raga, sbrodola come se non ci fosse un domani. Quindi io questo sinceramente non mi sento di consigliarvelo. Oltretutto costa un patrimonio, costa tipo 30 euro la full size. Quindi per me questo è no. Ultimo prodotto, ma assolutamente non per importanza, è il balsamo struccante di Hello Body, il Coco Melt. Questo, raga, l'ho usato, l'ho riusato ancora e... non ce n'è, non mi è piaciuto, è troppo unto. Se lo volete utilizzare almeno sul mio tipo di pelle, io devo per forza utilizzare un panno in microfibra, se no, raga, la faccia a me resta unta. Ma raga, unta, e non sto scherzando. E oltretutto, se non si utilizza almeno io personalmente, senza l'utilizzo di un panno in microfibra o di una spugnetta di konjac, il make up sciacquandolo non va via, raga, perché è talmente unto che rimane appiccicato sul viso e nemmeno l'acqua riesce a sciacquare via il make up e l'olio. Quindi assolutamente vi serve per forza un panno in microfibra o una spugna in konjac se volete utilizzare questo prodotto. E per me, che sono una pigra, raga, questi prodotti così non funzionano. Oltre a questo, io ho la pelle grassa e questo va solo che a ungermi la pelle. Quindi per me questo prodotto, per la pelle grassa, io non me la sento di consigliarvelo. Se avete la pelle veramente veramente secca, provatelo, potrà piacervi. Sappiate però che questo prodotto, se non si utilizza un panno in microfibra o una spugnetta in konjac, è irremovibile, raga. Quindi per me assolutamente questo è un no. Bene, ame, il video giunge al termine. Spero che questo detto legge vi sia tornato utile e vi sia interessato per un eventuale consiglio per i vostri prossimi acquisti estivi. Fatemi sapere se comprerete qualcosa che vi ho consigliato in questo video, se avete comprato qualcosa che in questo video vi ho messo nei flop e a voi è piaciuta, e fatemi sapere il perché. In ogni caso, amorine, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, che lo lascio qua o qua come al solito. Attivate la campanellina, perché come al solito YouTube fa le pizze, e per sicurezza attivate la ame, perché non si sa mai. Grazie per il vostro supporto e sopportarmi come al solito, ormai mi impallo, raga. È arrivato ufficialmente il momento di andarsi a rimuovere questa maschera e andare a cena. Noi ci vediamo... Ah, grazie come al solito della vostra educazione, non smetterò mai di dirvelo. Grazie di tutto, ame, vi mando un bacio, noi ci vediamo a un prossimo video, and as always, keep slaying, bitches. Love you, girls. Bye.